è molto personale questo approccio che si ha con un'opera d'arte, in quanto noi abbiamo la fortuna e la bellezza di poter fisicamente avere il contatto con l'oggetto, con il dipinto, in questo caso con le ceramiche. Quindi avere il contatto con oggetti che sono sempre posti sotto vetrina, ma non si possono toccare, abbiamo questa fortuna, e quindi capire attraverso anche il tatto, sentire la leggerezza dell'oggetto e quindi andare a pensare a come è stato fatto questo oggetto, e quindi tenendolo in mano per quel mese in cui ci lavoriamo riusciamo un po' a essere come i proprietari, o almeno diventare quasi proprietari o autori dell'oggetto. Quindi si va anche a studiare poi in alcuni casi chi ha fatto, chi ha prodotto questa ceramica, anche per capire anche la pennellata, il discorso pittorico che è stato applicato, perché poi dopo noi, almeno come restauro, dobbiamo andare anche a intervenire su quella pennellata che era di quell'artista, non è la nostra, perché noi non possiamo inventare, ma dobbiamo attenerci rigorosamente alla pennellata e all'oggetto che abbiamo nelle mani.